più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Una fiera dell'Ascensione all'insegna del risparmio. La decisione presa dal commissario Pomponio, che alla luce delle disponibilità economiche del comune di Voghera e per tutelare altre iniziative come Iria Kessel Festival e Voghera sotto le stelle, ha deciso di eliminare l'area espositiva con gli stand, gli spettacoli ed i fuochi d'artificio. Ne parliamo con Giancarlo Maconi, presidente di ACO, l'associazione commercianti Oltrepò Lombardo. Maconi, buongiorno. Sappiamo che ACO aveva fatto una proposta di compromesso al commissario Pomponio, che però è stata rimbalzata. Qual era questa proposta e quali sono i motivi per cui non è stata accolta? Avevamo intenzione di occupare una parte della caserma con un palco e una mini esposizione grazie a dei tendoni offerti da enti come la Croce Rossa, che avrebbero ospitato dei negozianti e degli artigiani locali per promuovere l'artigianato e il commercio di Voghera, con degli eventi offerti da artisti vogheresi che si offrivano a titolo gratuito. Purtroppo sia per questione di logistica che per questione di spese che il comune non poteva sostenere, e noi nemmeno, abbiamo dovuto interrompere questo tipo di progetto e rivederlo. Ecco, a tutela però di altri eventi, di Iria Kessel Festival, di Voghera sotto le stelle, perché per i commercianti questi eventi sono ritenuti più importanti? Sicuramente hanno una ricaduta maggiore all'interno del tessuto commerciale di Voghera, sia per il periodo e soprattutto perché si svolgono prevalentemente all'interno del cuore commerciale di Voghera, quindi i nostri associati hanno avuto preferenza in quel senso. Alla vigilia dell'insediamento del commissario Pomponio, Marina Zaretti, fino a quel momento assessore alla cultura, aveva un po' preannunciato questi tagli alle iniziative culturali, sminuiti se non addirittura smentiti dal Partito Democratico. Viene da pensare che l'assessore non stesse facendo semplicemente allarmismo. Cosa ne pensa? Beh, per quanto riguarda il bilancio del comune non entro nel dettaglio perché non lo conosco. Sicuramente il periodo era prevedibile di risparmio con varie cause in bilico per quanto riguarda il comune, quindi sicuramente avremmo dovuto andare incontro a spese minori. Noi come commercianti avremmo cercato di supplire la carenza del comune facendo tutto quello che era possibile all'interno della nostra disponibilità economica. Per quanto non facesse parte comunque delle vostre competenze, diciamo. No, quello no, sicuramente. Noi siamo qui per promuovere il commercio di Voghera e fare gli interessi ai nostri associati. Questo è sicuramente una cosa offerta alla cittadinanza e indirettamente anche al commercio di Voghera. L'attrattiva verso l'esterno sicuramente è lo scopo principale del nostro impegno associativo, portare gente da fuori per dare linfa nuova al commercio. Proprio l'altro ieri si è tenuto un incontro in comune tra le associazioni dei commercianti e del commissario Pomponio. Che tipo di rapporto si è instaurato tra le due parti e di cosa si è parlato durante questo incontro, a parte della Sensi ovviamente? Beh, l'incontro è stato più che cordiale, il commissario si è presentato all'associazione e noi abbiamo avuto modo di presentare il nostro operato al commissario. Ci siamo rivolti a lui perché potesse fare da intermediario con le attività commerciali su quanto riguarda le problematiche di installazione e di inizio attività, che sono abbastanza farraginose e costose per il commerciante e per l'artigiano. E poi abbiamo dato modo al commissario di interagire con le istituzioni regionali per quanto riguarda il problema della pirolisi, che noi sentiamo molto vicini perché potrebbe anche spopolare un po' Voghera e quindi impoverire il commercio stesso della città. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.